Nella sfida che metteva di fronte il maestro e uno dei suoi allievi prediletti, l'ha spuntata il 70enne tecnico del Pescara, che non ha avuto pietà al cospetto dei Satanelli. È tornata a Zemallandia, presto per dirlo, ma se chi ben comincia a metà dell'opera, allora c'è da essere ottimisti. Il 5-1 finale è severo per il Foggia, ma questa volta è giusto vedere il bicchiere biancazzurro tutto pieno, in attesa della crescita di alcuni elementi e la chiusura di un mercato mai tanto lungo. Zeman, costretto a rinunciare per motivi vari a Bovo, Fornasier, Zampano, ha scelte quasi obbligate nelle retrovie con Pigliacelli a difesa della porta e davanti all'ex trapanese Crescenzi, Perrotta, Coda e Mazzotta, centrocampo con Koulibaly, Brugman e Proietti e in avanti il trio è formato da Del Sole, Pettinari e Capone. Nel Foggia Giovanni Stroppa, senza Loiacono e Bacca squalificati e in attesa di Nicastro, si affida a diversi undicesimi della passata stagione. In panchina gli ex Pelizzoli e Coletti. Si comincia agli ordini di Saia di Palermo in un pomeriggio caldo di fronte a quasi 14.000 spettatori. L'avvio dei biancazzurri con il quarto un brivido in area dei Dauni con Del Sole che non riesce però ad intervenire su un cross tagliato insidioso di Capone. Al settimo Proietti e Capone inventano e Pettinari davanti a Guarna non sbaglia per il vantaggio biancazzurro. Pescara in cattedra, la squadra di Stroppa prova a reagire. La gara è godibile con numerosi capovolgimenti di fronte. Al 32esimo Foggia pericoloso con Deli e soprattutto poi qualche istante dopo con Fedato, ma con Pigliacelli che dice di no alle conclusioni foggiane. Nella ripresa Zeman corregge la sua squadra lasciando negli spogliatoi Koulibaly e Capone e lanciando nella mischia Palazzi e Benali, stessi 11 d'inizio gara per il Foggia. Al quinto ancora Foggia con Chirico che in area chiama al miracolo Pigliacelli. Si soffre sulle tribune dello stadio Adriatico visto che ancora Chirico al nono minuto è pericolosissimo dalle parti della porta difesa da Pigliacelli. I biancazzurri appaiono in difficoltà, ma la dea bendata si ricorda per una volta almeno del Delfino, visto che al 12esimo Crescenzi vince sulla destra un contrasto e crossa centro area per Pettinari che con una magia fa 2-0 facendo esplodere la gioia dei tifosi biancazzurri. Ma c'è del dolce ancora per gli abruzzesi visto che al 18esimo sulla linea Mazzotta, Brugma e Benali si materializza il tris con la rete del giocatore libico entrato qualche minuto prima. Gara quasi in ghiaccio nel caldo africano dell'Adriatico dove i tifosi pescaresi fanno festa. In campo la gara cala un po' di intensità anche se al 28esimo è ancora Benale a rendersi pericoloso. Dalla parte opposta è Mazzeo a sfiorare il gol, ma poi ancora è solo Pescara con la grande rete di Mancuso al 34esimo a pochi secondi dal suo ingresso per il 4-0 e la cinquina al 36esimo con Pettinari che sigla così la sua tripletta personale portandosi il pallone a casa. Al 44esimo poi la rete ospite di Gerbo che serve però solo per le statistiche e l'apoteosi all'Adriatico dove dopo un anno di delusioni i tifosi biancazzurri possono tornare finalmente a sognare.